Dicendo che il migliore interesse del minore, il superiore interesse del minore non è un concetto assoluto ma è relativo. A seconda del contesto e della situazione può significare una cosa diversa ed è per questo che gli adulti litigano sulla testa dei bambini. La continuità affettiva è un criterio guida che mi pare fondamentale se lo rispettiamo, ma ci vorrà sempre un adulto che decida in quel determinato caso quale sia questo superiore interesse. E speriamo che questo adulto sia saggio, ascolti il bambino, perché ci vogliono genitori, educatori, assistenti sociali e giudici formati a una comprensione profonda dei loro bisogni senza cedere alle loro ideologie. Grazie. Grazie collega Santerini. Adesso il collega Molteni. Grazie Presidente. Io ruberò pochissimi minuti in quanto mi riporto integralmente all'intervento fatto in dichiarazione di voto sull'articolo 1. Ovviamente, volendo lasciare anche noi il nostro contributo ad una proposta di legge rispetto alla quale il voto del gruppo della Lega sarà un voto favorevole, ne abbiamo condiviso il fine, lo scopo, la necessità, l'utilità. Sappiamo che questa è una legge positiva, è una legge che fa del bene e io credo che quando avanzano in Parlamento disegni di legge come questi, disegni di legge utili e necessari, in modo particolare, come già detto in precedenza, a tutelare in maniera seria e non strumentale il minore, il contributo e la disponibilità anche delle forze di opposizione si manifesta. L'unica nota polemica è che questo disegno di legge sarebbe già dovuto essere legge questa settimana se fosse stato approvato e discusso settimana scorsa, quando invece il Partito Democratico ha ritenuto di dare